poche cose, ma ci sarà anche un tempo più disteso per ascoltarlo. Allora, avete già capito che siamo ad un altro livello. Io conosco da molti anni Don Gabriele, non credevo che oggi mi facessi questo scherzo. Farmi parlare dopo Antonio Grigolini è proprio scherzo da prete. Don Gabriele, te la farò pagare questa. Allora, un paio di giorni fa Don Gabriele è venuto a trovarmi, sì, probabilmente, non so, penso che fosse preoccupato del mio intervento, di combinarsi qualche guaio, e mi ha detto due cose, ti raccomando, parti dalle conclusioni, e l'altra ve la dico dopo. Partiamo da più di 40 anni fa, quando che ci siamo conosciuti io e Don Gabriele. Io ero un giovane ragazzo di Castelgomberto, lui era un giovane cappellano di Castelgomberto che aveva due passioni fortissime: ascoltare i giovani e parlare con le api. Non ho sbagliato, ascoltare i giovani, perché è uno dei primi cappellani che ha capito che è importante e che i giovani hanno bisogno di essere ascoltati più che, quindi lui parlava con le api. Quindi erano gli anni 68, 69, 70, poi facciamo un salto avanti, arriviamo a 20 anni o 3 fa, venendo qua, prima pensavo che questa è la seconda volta che io vengo a, non so se si sente bene, questa è la seconda volta che vengo a portare le mie riflessioni, il messaggio, non so, le mie riflessioni alle scuole del villaggio, e la prima volta è stata più di 20 anni fa. E allora pensavo, sono più di 20 anni che Don Gabriele fa come le api volano di fiore in fiore, vola di persona in persona, con disponibilità, con discrezione, con continuità, con pazienza infinita, con generosità, e tutto quanto per tenere viva quella rete di relazioni che poi si concretizza in questi incontri della scuola del villaggio. Ecco, io credo che dopo 20 anni, credo che si meriti un forte, caloroso, affettuoso e riconoscente grazie. Questo è perché per pagarti dello scherzo come hai fatto prima. Allora, la seconda, lui mi ha detto due cose l'altro giorno. La seconda cosa è sì, breve, forse perché pensava che mi toccava parlare dopo Antonio. Allora, sì, breve, e qua chiedo il vostro aiuto. Allora, il tema di oggi non è romantico, poetico come abbiamo detto prima, è molto più pane formaglio, è molto più concreto. E uno, allora, il tema di oggi, del mio messaggio, diciamo, la mia riflessione di oggi riguarda le competenze trasversali. Credo che una, forse più importante per me, è quella della comunicazione. Infatti il mio intervento finirà con qualcosa parlando della comunicazione, e quelli che resistono avranno anche una sorpresa, credo, abbastanza carina. Però voglio iniziare con la comunicazione, visto che i tempi sono molto stretti. Io parto, vorrei parlare, dire almeno il 20%, 30% di quello che avevo in testa. Allora, se mi dilungo troppo, voi fate così, io capisco che devo stringere. Oppure fate così e capisco che devo tagliare. Ecco, abbiamo già parlato della comunicazione, la comunicazione non verbale. Va bene? Codificato? Sì, abbiamo detto che la prima e più importante competenza trasversale è la capacità di comunicare. Don Milani, adesso non tiriamo fuori Don Milani, se no dopo andiamo oltre i 20 minuti che mi sono stati concessi.
E comunicazione, c'è le persone che comunicano con il linguaggio verbale, ma anche con il linguaggio non verbale. Allora, il quadro di oggi sono le competenze trasversali. Scusate. Il quadro di oggi sono le competenze trasversali. Credo che sia utile, per capire meglio il quadro, mettere anche una cornice a questo quadro. Allora, il tema delle competenze trasversali è nato da un libro, che io ho scritto recentemente, e questo libro è nato dalla mia esperienza professionale. Da oltre 25 anni sono consulente aziendale, opero nell'area risorse umane con attività specifica di ricerca e selezione di personale, sono 27-28 anni. E quindi quella possibilità, ma mi piace dire quel privilegio di poter incontrare e conoscere diverse centinaia di persone ogni anno. Per fare questo lavoro io mi sono impegnato tanto e ho studiato tanto, e in tanti anni ho acquisito un'esperienza delle competenze tali che ritengo siano interessanti, non solo interessanti, ma anche utili a tante altre persone. E un giorno mi sono chiesto: perché tenere tutto questo per me? E allora, mentre per iscritto queste competenze, queste esperienze che io ho acquisito, è stato un modo per condividerle con altre persone. Ripeto questa parola che mi piace molto, condividerle con altre persone, e appunto metterle per iscritto è stato un modo anche per rendere disponibili a più persone possibili. Allora, il libro, dico ancora due parole sul libro prima di entrare sulle competenze trasversali. Allora, il libro, diciamo che non è un romanzo, certamente è una scrittura autobiografica, ma non è neanche un'autobiografia. Questo libro è un ibrido letterario, diciamo, tra un saggio e un memoir, detto alla francese, che semplicemente significa un libro di memorie. Solo che nel memoir l'autore attinge in maniera libera ai ricordi e memorie personali, e queste memorie sono finalizzate non a raccontare la biografia di qualcuno, ma a sviluppare altri argomenti. In altre parole, in questo libro i ricordi e le memorie personali sono utilizzati come mezzo per raggiungere il fine. Allora, qual è il fine? Il fine di questo libro è la presentazione di alcuni temi relativi alle competenze trasversali, eccoci che ci arriviamo, relative alle competenze trasversali abitualmente trattate nei corsi di formazione. E quindi siamo arrivati alle competenze trasversali. Allora, cosa sono queste competenze trasversali? Allora, le competenze trasversali sono quell'insieme di capacità comportamentali e caratteristiche personali che ogni persona, che ogni individuo utilizza sia nel contesto lavorativo sia nel campo delle relazioni interpersonali e quindi nella vita. E qui mi fermo un attimo e chiedo una mano ad Enrico. I due tappi cosa? Preoccupatevi che abbiamo una soluzione male, a tutto. Allora, le competenze trasversali, abbiamo detto, sono quell'insieme di... Scusate, ma devo...
devo iniziarmi così. Sono quell'insieme di competenze trasversali, sono quell'insieme di capacità comportamentali e caratteristiche personali, che ogni individuo, abbiamo detto, utilizza sia nell'ambiente lavorativo, sia nel contesto lavorativo, sia nel campo delle relazioni interpersonali. E cerchiamo di capire cosa sono allora. Intanto diciamo che sono diverse dalle competenze tecniche, questa è la prima distinzione che bisogna fare. Le competenze tecniche sono quelle conoscenze che una persona deve avere per poter svolgere il proprio ruolo, il proprio lavoro. Se io lavoro in un ufficio commerciale con l'estero, devo conoscere la lingua inglese. Se io sono un impiegato amministrativo, devo conoscere la contabilità generale. Se voglio con gli amici anche fare una partita a carte con gli amici, dobbiamo conoscere le regole di ciò che vogliamo fare. Queste sono le capacità tecniche, no? Le competenze tecniche. Le competenze trasversali, abbiamo detto, loro sono le capacità comportamentali, sono quelle capacità che noi utilizziamo verso gli altri. Le capacità, ripeto, noi verso gli altri. Le caratteristiche personali invece riguardano il nostro modo di essere, la nostra persona, riguardano il come siamo noi, quindi non come siamo verso gli altri, ma il come siamo noi. E qua facciamo un esempio, per esempio abbiamo l'autostima. L'autostima, c'è un capitolo importante nel libro che tratta dell'importanza dell'avere fiducia in se stessi, soprattutto per i giovani, e lo fa attraverso, vado via veloce, ho intanto aspetto magari così, e lo fa approfondendo il tema dello stile di attribuzione, o per gli esperti LOC, come viene definito, LOC, self control, come viene definito in termini tecnici. Lo stile di attribuzione, l'autostima, riguarda la nostra convinzione circa il rapporto causa-effetto tra il nostro agire e i risultati conseguenti, i risultati di quello che facciamo noi. Faccio un esempio: se abbiamo un buon risultato, penso sia merito mio, dei miei sforzi e della mia capacità, o penso di essere stato solo fortunato? Viceversa, se ho un risultato negativo, penso che sia colpa mia, del mio scarso impegno, della mia indifferenza, che non ho fatto abbastanza, o penso che sia solo un caso o della sfortuna? Faccio un esempio: se a scuola prendo un brutto voto, è perché l'insegnante ha spiegato male? In azienda, se non vengo premiato, è perché il capo ce l'ha con me? Non avete idea di quante volte nel mio lavoro davanti a me trovo persone che al minimo problema che hanno in azienda danno sempre la colpa al capo. Il capo ce l'ha con me, il capo non mi dà le informazioni, il capo fa le preferenze, il capo non capisce niente, si prende meriti che non ha, eccetera, eccetera, eccetera. Poi abbiamo per esempio l'ottimismo. L'ottimismo è una caratteristica personale molto, cioè, quindi non quella che noi siamo verso gli altri, che abbiamo spiegato prima cosa sono. L'ottimismo allora è una caratteristica personale, però secondo me molto importante, molto importante. E sappiamo benissimo che le persone ottimiste hanno rapporti sociali più ricchi, sono più cercate, anche in azienda le persone ottimiste sono più efficaci, più attive. Per certi lavori, per certi ruoli lavorativi, l'ottimismo è non solo importante ma anche fondamentale. Per esempio, se io sono un venditore porta a porta, supponiamo un venditore da Folletto, come faccio dopo che ho suonato 14 campanelli e nessuno mi ha aperto, avere il coraggio di suonare il 15esimo, che magari è quello giusto se non siamo ottimisti? E quante volte nella vita ci siamo fermati un attimo prima, senza fare quell'ultimo sforzo? Poi abbiamo la tensione al risultato. Tensione al risultato anche chi vuole dire un qualcosa. Vado a braccio, ma dopo ne sentiamo. Casomai dopo? Ma mangiamo qualcosa. Ti cercano e leggono il libro, dai. Devo interrompere? No. Finora non ho visto la comunicazione non verbale. La tensione al risultato
Decisione è stata importante perché parlavo un paio di settimane fa con una persona, un dirigente, diceva, io sono il mio punto forte, le mie competenze trasversali, sono la tenacia, voler raggiungere tutti i costi e i risultati quando mi danno un obiettivo, eccetera, e così. Dopo, continuando a parlare, ho detto, beh, decisione è risultato e secondo me che se in azienda ti danno un obiettivo 100, è normale fare 100. È chiaro che se fai 90, 80, 70, la volta dopo il tuo responsabile ti darà un obiettivo inferiore. Se l'obiettivo ti è stato dato 100 e fai 120, la prossima volta ecco che probabilmente ti daranno 110, 120, 130 e qui si innesca la crescita anche professionale, l'assunzione di maggiori responsabilità, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quando prendiamo di tensione al risultato non dobbiamo accontentarci di fare quello che ci è stato chiesto, ma bisognerebbe fare una qualcosa di più. Abbiamo l'empatia, che è la capacità, in questo caso come caratteristica personale, capacità di capire e di gestire le nostre emozioni. Poi ci sono tutte quelle caratteristiche di affidabilità, creatività, dinamicità, ce ne sono tante, però voglio sottolinearne tre in particolare: intraprendenza, autonomia e responsabilità. Secondo me è critico che attorno a queste se ne possono aggregare molte altre, no? Come ho detto prima, l'affidabilità, la dinamicità, eccetera. E queste secondo me sono molto importanti, queste tre, perché sono quelle che determinano, avete capito che il mio approccio è un approccio aziendale, no? Sono quelle che determinano una prestazione eccellente rispetto a una prestazione normale. Normalmente, leggevo anche ultimamente, si dice che la performance, la prestazione professionale è determinata dalla capacità di fare le robe e dalla motivazione. Ecco, io dico secondo me è insufficiente, insomma, perché nei livelli bassi può essere così, ma nei livelli alti ci vogliono anche queste competenze trasversali qua. E qua veniamo a quel slogan che ha detto dove interrompere? No, era un taglio, era una precisazione. Si dica. Lei prima parlava del fatto che sui sottoposti tante volte dicono che è colpa del capo, colpa del capo, colpa del capo, no? Però un capo, secondo me, deve essere responsabile, che è colpa sua se qualcosa non va. Perché secondo me è sempre colpa del capo, e parlo da capo. Io allora. Don Gabriele, ti vedo un po' eccitato. Facciamo come partite di calcio, tiriamo così. Va bene, interrompiamo qui, dai. Grazie. Spiega questa frase qua. Vale più un grammo di immagine che un chilo di fatti. Sai, mi hanno creato tante difficoltà nell'interpretare queste cose. Allora sentivo che dicevi che qualcuno è bravo, però se ne va male perché non lo sanno apprezzare. Provo a dire qualche cosa su questo. Devo dire una cosa anch'io. Per me competenze trasversali, pensavo significasse, almeno per me significava, diciamo, il voler apprendere continuamente e saper mettere un po' tutto insieme. Magari riprendiamo dopo il break, che facciamo con i posticini. Questa è una bella idea. Andiamo a prendere il break. Io sono disponibile se qualcuno vuole offrirmi un bicchiere di questo foglio qua, vedete come è scritto bene. Cerchiamo anche di fare un foglio in modo che vi resti, anche per consolidare
queste riflessioni. Allora, facciamo così, siccome mi arrivano sollecitazioni che dopo altrimenti vado così, se ti si dà andiamo avanti 5 minuti. Bravo. Ecco, bravo. Allora, facciamo una cosa seria, come si chiama quella signora col capello, può interrompere 5 minuti solo, possiamo interrompere 5 minuti la raccolta, non so mica in chiesa. Allora, io adesso vi consegno un foglio che più o meno dovrebbe essere sufficiente. E qua arrivo alla fine, dopo andavo a ritroso, tutto il discorso delle capacità comportamentali che sono quelle che utilizziamo verso gli altri, andando a ritroso arrivavamo alla comunicazione. Sentiamo tutto così, e la parte finale della comunicazione era che la comunicazione, per avere una buona comunicazione ci vuole un'etica della comunicazione e cosa vuol dire questo? Vuol dire di non credere sempre a tutto quello che ci dicono, magari qualche volta di andare anche a verificare. E allora facciamo questo esercizio. Un foglio e... Ah, dove risponde a Paolo? Quando tutti quanti avete un foglio, me lo dite, che allora chiudiamo. Cerco di far presto. No! Non vi credemo. Non vi credemo che abbia tutto. Giuro. No, giuro. Lo posso anch'io. Sì, dai. Non si manda ieri su. Io vi avevo avvertito che non sono dei livelli di quello che ha parlato prima. Sono almeno mezzo metro sotto. Allora, avete tutti il foglio? Sì. Allora, è la persona, il tempo che problema qua, non la persona. Allora, arrotolate il foglio in modo che ci sia un cerchio di 2, massimo 3 centimetri. Esattamente così. Dai. Vedo proprio la barba. Mi vedo la barba? Barba non c'è. Appunto non c'è. Allora, quando avete questo foglio arrotolato così, con il buco dentro di 2-3 centimetri, Don Gabriele, presto che abbiamo poco tempo, sei l'ultimo. Ecco, adesso, con gli occhi aperti, guardatemi, mettete il foglio sull'occhio destro, e guardatemi mezzo cerchio là, con tutti quegli occhi aperti. Con occhiali.
Mi vedete? Mi vedete? Adesso prendete la mano destra o sinistra dell'altra mano e la mettete in fianco, no? In fondo, tre quarti, in fondo così. E cosa vedete in mezzo alla mano per la mano? Qua si potrebbero fare molte considerazioni sulla comunicazione, sulla comunicazione facilmente manipolabile, sull'etica della comunicazione, eccetera. C'è qualcuno che non ha visto attraverso la mano? C'è qualcuno che non ha visto? Allora, quello vicino, sì, no? Ripeto, prendete il foglio così, lo mettete su un occhio e mi guardate con tutti e due gli occhi aperti, a metà foglio mettete la mano perpendicolare e guardatemi ancora e non vedete che mi vedete attraverso la mano? Robe da matti, ha detto la signora qua ha detto robe da matti e mi sembra un bellissimo modo di chiudere il mio intervento, robe da matti. Mi ascoltate 2 minuti soli? Allora, vi devo comunicare che è nata l'associazione Scuola del Villaggio. Siamo iscritti come associazioni tra le associazioni del Comune di Creazzo. Avremo la disponibilità dell'auditorium fino a febbraio dell'anno del 2015. Quindi ogni primo sabato del mese, salvo il mese di giugno, che sarà il secondo sabato, cioè il 14 giugno, quindi ricordatevi il 14 giugno, ma lo vedete scritto anche sul foglio. Allora, speriamo di avere anche un aiuto dal comune, comunque vi devo anche dire che ci sono stati